Barbara? Sei? Dalle mie parti si dice pronto. Io che ho detto? Nicola dov'è? Lo sai che è sempre in ritardo. Non stava facendo l'artista. Barbara, t'ho sentita. Oh Lollo, c'ho un pezzo. Mamma mia, una bomba. Questo spacca, vedrai. Allora, top 10. Lo dici tutte le volte. Vabbè, almeno ascoltalo prima, no? Questa roba che sentiamo. Eh già. Vabbè, mandamelo. Grande, te lo mando subito. Ma preferisci Wave, MP3? Vabbè, sì, ragazzi, se però questa conferenza sulla musica deve continuare, io alzo il culo e vado, cioè non è che... Vabbè, stavamo finendo. No, scusa, va bene. Poi, Lori, spiegami perché questa videochiamata è quando potevamo vederci al pub, cioè... Perché queste videochiamate non sono rintracciabili. Siete sicuri che non ci sia nessuno ad ascoltare? Al massimo potrebbe passare mia sorella, ma come tu ben sai, non capisci un cazzo. Che stronza! Ma che ne sai tu che non ne capisce più di tutti noi messi insieme? Tu, Nick, sei da solo? Vivo da solo. Non è che c'è qualcuna delle tue troiette per casa? Magari. No. Te, vedi qualcuna? No. Appunto, meno che non sia appiccicata al soffitto. O sotto il tavolo. Vorresti venire tu sotto il tavolo, eh? Mm? Vero, dimenticavo che a te piace soltanto... Come te del resto, coglione. Dai ragazzi, per piacere, cerchiamo di essere seri una volta tanto. Sì, però sbrigati. Mi impegnerò. Cominciamo a guardare il video che vi ho mandato. Ma che è sta roba, avanguardia? Aspetta. Ciao Majid. Ciao Carlo. Allora? L'hai portata? Sì, ecco. Io 10 così, ne sto aspettando altri 20. Ma è quella di cui abbiamo parlato? Fidati amico, con queste che Dubai è diventata Dubai. Va bene, ci vediamo tra 2 giorni allora. Ok, a posto, va bene. Ciao. Ciao Majid. Ciao. Ok ragazzi, può bastare. Allora? E allora non ho capito un cazzo. Lollo! Sei sicuro che queste chiamate non siano rintracciabili? Da quando azzecchi i congiunti? Rispondimi. Potete stare tranquilli. Io sono in completa pace dei sensi, però spiegatemi. Lo ricordate Omar? Sì, non è l'amico, cioè il figlio dell'amico di tuo padre. Cos'è, una puntata di Beautiful? Suo padre è un pezzo grosso della finanza in Medio Oriente. Ma quello da cui sei andato 2 mesi fa? Lui. Mi ha parlato di Artemisia. Che nome, deve essere una gran figa. Artemisia visse fra il IV e il III secolo dopo Cristo. Tipo... Va bene, avete presente la cocaina? Mm. Ecco, praticamente ti rende il cervello più attivo, più sveglio. Ecco, Artemisia fa la stessa cosa 100 volte meglio. È iniziato a circolare fra le alte sfere di Dubai da qualche anno a questa parte. Ha avuto subito un successo pazzesco. Praticamente ti permette di controllare più cose contemporaneamente. Questo nella finanza significa lungimiranza e quindi ottimi investimenti. E tu come lo sai? L'ho provata. Omar l'ha trovato nell'ufficio di suo padre. E con questo? Lui mi ha fatto capire che in Europa si venderebbe a 3 volte tanto. No. Ti ho capito, Lollo. Io ste cazzate non ne faccio. Scordatelo. Ma come no? Ma scusa, ma spacci erba da quando hai mollato il biberon? Ma che cazzo c'entra, appunto? Spaccio erba ai bimbi minchia al parco. Non è la stessa cosa. Qui si parla di roba seria. Non si va bene, Nicky, però fallo finire. Ma pensaci un attimo. Sarebbe un colpo grosso. Potremmo fare della nostra vita il cazzo che ci pare, Nick. Ma non sei stufo di vivacchiare in quel monolocale di merda?
Ma che futuro pensi di avere, stando al bancone di quel pub? Parli te che sei sfondato di soldi. Ma non sono soldi miei, sono della mia famiglia. Ma sì, ma scrivi recensioni per uno dei siti di musica più importanti d'Italia, dai. È anche quello frutto di conoscenze familiari, lo sai, dai, io voglio qualcosa di mio. Per avere la possibilità di fare il cazzo che mi pare con la mia vita. Diciamoci la verità, che se succede qualcosa tu hai le spalle parate. Mentre chi ci rimette il culo qui, alla fine, sono solo io. Se per questo io pure. È proprio quello il punto. Cosa avreste da perdere? Mia sorella. Tu pensi che i miei si occuperebbero di lei se non ci fossi? Hai un'opportunità per darle delle cure decenti. Lollo, lo sai che mi fido di te. Però cazzo, c'ho paura. Ma è normale. Hai almeno un piano. Allora, Artemisia qui si venderebbe come il pane, ma so già da chi cominciare. Conosco il direttore di una banca di Lugano. Si chiama Gianfranco Testa. È il classico arrivista che venderebbe l'anima per un po' di soldi. Ecco, è un grandissimo figlio di puttana, ma potrebbe essere il nostro miglior amico. E tu come lo conosci? Nell'ambiente di mio padre non è difficile trovare degli individui del genere. Ho capito, ma allora come pensi di tenere i tuoi all'oscuro di tutto? E qui entrereste in gioco voi. Tu, Barbie, studi economia e commercio all'università. Ci provo. Saresti perfetta per condurre le trattative con lui. Perché conosci l'ambiente della finanza, parli la loro lingua. E soprattutto i miei zii abitano a Lugano e quindi avrei un ottimo appoggio per gestire. Esattamente. Tu, Nick, invece condurresti le trattative da qui, secondo le mie direttive. Prenderesti in consegna Artemisia da Majid, per poi contattare telefonicamente il banchiere. Ma devo ammettere che è un piano interessante. Ma io ve l'ho detto. Vi do 24 ore per pensarci, poi domani alla stessa ora mi dite cosa avete deciso. Bah. Vado a mangiare. Ma se è dall'inizio della chiamata che ti fai sti involtini primavera. Beh, aperitivo. Sei un cesso. Eh? A domani. A domani. Che c'è? Mi si raffredda la pasta. Non ho bisogno di 24 ore. Io ci sto.